Sono vent'anni fa. La fisarmonica piccolina. Sono organizzata un'orchestrina proprio misera era, No! E tutte le estate, per l'agosto era il mese proprio la banda da noi. Si faceva in piazza pasta e fagiolo, spaghetti aglio, olio e peperoncino, e fagiolo con le gotiche, frittate, cocomeri, si giocava, si scherzava, si cantava, eravamo tutti allegri. E una volta hanno chiamato i carabinieri, i carabinieri hanno risposto a questa persona, dice guardate, facciamo 11 mesi di letargo, almeno un mese l'anno, dice, con la banda d'Aldone, si divertivano tutti. E purtroppo con la morte d'Alda è morto pure il paese. Sì, se l'abbiamo, è rimasto un mito. Ma era una cosa che qua si usava già prima? No, neanche nella zona. Lui aveva preso tutti i ragazzini che erano piccolini, tutti i ragazzini di 10 anni. Per gioco e nata per gioco. Sarebbe diventata una cosa bellissima. Mm-hmm. Devo pensare che un anno, l'ultimo anno, e c'era la festa di San Benedetto, si è fatta scendere la banda normale, però la vera banda, sul palco, è salita con la banda sua, le ragazzine. E beh, devo dire l'applauso che hanno fatto a questi ragazzini, che si sono dimenticata pure la banda vetro. Suonava i tamburelli, la tamburella, la fisarmonica, i piattini, poi tu steak, non è che c'avevano, lui c'aveva un repertorio, mentre suo diceva, mi cantate la 42, era tutto inventato, però loro lo sapevano quello che dovevano suonare. Sì, tutte canzoni. La zia nostra che aveva 93 anni, 94 anni, questa? Sì. Allora questa si attaccava una sveglia al collo e camminava davanti. Sono le sei e mezza, i compagni suoi, giù alla calcatina, parlava francese, spagnolo, non si sa quello che diceva. Dice la banda Giuliano, io sono Giuliano, io tutti chiuso dentro, tutto a parlare porto. Ma come? Prima della musica, quando eravamo giovani, ha costruito una banda con tutti i ragazzi suoi, dall'età sua, e la sera andava davanti a lui perché erano fidanzati, era la fidanzata, non c'era la fidanzata, non c'era la fidanzata, e qua c'era una caserma, c'era la caserma. Lui, tutti i compagni suoi, ha fatto tirare tutte le camicie fuori, come vanno di moda adesso, lui le ha fatte tirare fuori, sembrava una cosa vergognosa. E allora il maresciallo, dalla finestra, dice, Aldone, ritira i tuoi uomini! E lui, comanda, signor capitano, via! E si...
fatto per scherzo, sempre sta zia che c'ha 90 anni a Lucia, no? E si stava Guido e il marito, e queste gli piacevano le donne, ma era anziano, un divano, senza piedi. No, allora Antonio diceva, Guido, mettete su il comodino e fai metto, cucina a letto e fai, e ti cucina. Mio marito da fuori diceva 1, 2, 3, buttati! E 1, 2, 3 si è staccata la capoccia. Mia zia è rimasta tutta bella preparata, che non mi credeva che faceva così, si è rotto lo cuore. Questo è fatto vero, no? L'ha messa pure in tutto in capo, perché non so come c'è rimasta, si è era un po' la tuta che i genitori non volevano, allora si scappava. L'ho fatto pure io, sono scesa da quella finestra là. Dalla finestra là. Sono scesa da quella finestra per dispetto di mia madre e di mio padre, perché la sera erano fatto un veglione e a me non me lo volevano mandare. E allora per dispetto ho detto te la faccio pagare, ma no perché io ho scappato, io mi ho litigato. Mia madre mi porta qua dentro da un sacco di volte, lui che bussava, allora c'era un portone. Chi bussava? Mio marito era sempre fidanzato, bussava e me la fa uscire fuori, ma mia madre niente. E poi siamo decisi di scappare, non è scappato, non lo so. Ma no, non ho capito, lei la stessa sera c'era un veglione? Sì, la stessa sera sono fuggita, ma mattina. Lei è scappata, sì. Poi la mattina? La mattina, no, la sera mi hanno dato le botte. Ecco. E io la mattina alle 5 sono scappata da sta finestra. Ecco. Poi, ma il ritorno com'era? Si arrabbiava parecchio? Il ritorno? Sì, cioè, quando uno tornava. Siamo scappati dopo la fuga, no. Dopo la fuga, dopo 6 giorni, mi è venuto a prendere mia socia, siamo sposate, ho avuto il consenso del vescovo perché era minorenne. E allora non sono venuto nemmeno allo sposalizio i miei. È stata una cosa... Dopo che siete rappacificati? Sì.